In un mondo che corre, fermarsi per un istante a guardare, ad osservare un'opera creata per dare corpo a un'immagine, può essere l'occasione per farsi del bene, per fare bene al nostro animo. Quest'occasione ce la regala la mostra personale di pittura, allestita a Morbegno nel chiostro del convento di Sant'Antonio, in ricordo dell'artista Roberto Bogialli. Parlare di ricordo e parlare di Roberto stride un po', perché abbiamo imparato a conoscerlo negli anni attraverso le sue esposizioni, ma soprattutto attraverso la sua personalità, che è viva ancora oggi e rimane quella delicata e sensibile di un artista e di chi coltiva una passione, un po' come un altro suo e nostro amico Giuliano Mazzoni, che come Roberto se n'è andato presto, troppo prematuramente. E oggi il regalo che ci fa Roberto, scomparso nel 2021, è lì a dimostrarcelo. Una mostra organizzata in collaborazione con Forme, Luci, Ombre ed Evvalte, che si compone di 40 opere, tele differenti rispetto a quelle che furono esposte in un'altra sua personale tenuta qui a Morbegno lo scorso anno. All'epoca le chiamammo istantanee su tela, perché la dote, il talento di cui era portatore Roberto Bogialli, era quello di poter trovare un volto, un'immagine, a volte un'espressione per raccontare un singolo attimo. Sono una quarantina di quadri diversi da quelli che sono stati esposti l'anno scorso. Questi hanno come oggetto emozioni e quasi tutti raffigurano dei bambini o dei ragazzi. Per chi non conoscesse l'opera, la produzione dell'artista, dovete immaginare un vastissimo corpus pittorico, ma anche fotografico, attraverso cui Roberto Bogialli è stato in grado di raccontare, con tecniche miste e ricercate, la quotidianità, l'intimo, le stagioni della vita e l'amore, mai tradito, per questo territorio. Oggi questa esposizione, queste 40 opere, guardano ai più piccoli, ai più giovani, e cercano in loro forse quella purezza che anche noi, adulti, faremmo bene a ricordare, a fare nuovamente nostra, non dimenticando quello che siamo stati. Questi sono una parte dei suoi lavori, l'anno scorso erano su un altro genere di tema, quest'anno quest'altro tema, e nei prossimi anni vorremmo ricordarlo con altre iniziative, sia di quadri che di fotografie. La mostra sarà visitabile presso il chiostro del convento di Sant'Antonio a Morbegno fino al 18 giugno, dalle 15.30 alle 18.30, il sabato e la domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. Se potete, andateci. Come scrisse Roberto, è qualcosa che vi ricorderà, in fondo, cos'è la vita.